Proseguono gli interventi presso le sale operatorie allestite nel reparto speciale dell'ospedale civile di Agropoli. Nella giornata di ieri, due interventi di ortotraumatologia sono stati effettuati su pazienti Covid positivi. Nel primo caso si tratta di una donna di 85 anni che, in seguito ad una caduta, è stato necessario il trasferimento presso il Covid Center di Agropoli per effettuare l'intervento di endoprotesi del femore sinistro. Nel secondo caso, la paziente di anni 84 ha subito un intervento di osteosintesi con chiodo lungo il femore. Entrambe le operazioni sono perfettamente riuscite, come fa sapere la responsabile del reparto Covid, dottoressa Rosa Lampasona. Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Oggi ci colleghiamo con la dottoressa Rosa Lampasona, responsabile del reparto Covid dell'ospedale di Agropoli. Bentrovata, dottoressa. Buongiorno e bentrovata a te, Raffaella. Allora, un'attività continua nel presidio ospedaliero grazie all'attivazione finalmente delle sale operatorie Covid. La scorsa settimana il primo intervento, nella giornata di ieri altri due interventi, e sono già programmati ulteriori, insomma, interventi chirurgici sempre su pazienti positivi nei prossimi giorni. Com'è andata, dottoressa? È andata benissimo, nel senso che siamo orgogliosi che il nostro presidio ospedaliero, sia quando è iniziata l'emergenza Covid il 27 ottobre 2020, quando è stato attivato, ha dato sollievo a tanti pazienti, 330 ricoveri effettuati dall'inizio della pandemia, quindi ha potuto dare sollievo a tanti pazienti Covid, oggi ancora più orgogliosi perché finalmente le nostre sale operatorie già pronte, antecedenti all'inizio della pandemia, come già sappiamo, anche tu lo sai benissimo, Raffaella, avevamo già preparato le nostre sale operatorie per quello che doveva essere l'inizio di un'attività chirurgica associata a una weak surgery, bloccato il percorso proprio a causa dell'emergenza inaspettata del Covid. Le nostre sale erano restate per lo più inattive solo per il motivo della pandemia. Il 29 abbiamo eseguito, sembrerà strano come augurio, ecco, fine emergenza, abbiamo invece inaugurato le nostre sale operatorie già pronte con la prima frattura di femore, e quindi abbiamo iniziato questi interventi, anche perché ieri, ci tengo a precisare, abbiamo operato due pazienti anziane, ambedue cadute un mese fa, trasferite all'ospedale di Sarno, poi all'ospedale di Scafati, e lì restate in attesa di negativizzazione perché nessun ospedale a livello regionale era fornito di un'ortopedia Covid. Quindi noi, dopo il primo intervento eseguito il giorno 29, sono stata contattata il giorno 30 mattina dalle malattie infettive del Covid di Scafati, che aveva letto e ascoltato grazie alle reti televisive e quindi grazie agli organi di stampa che noi avevamo eseguito questo primo intervento, per cui ci ha segnalato queste due fratture di femore che erano lì già da parecchio tempo, circa un mese, in attesa di intervento chirurgico. Io ho accettato subito queste pazienti che sono pervenute da noi nell'immediato e due operate nella mattina di ieri, una addirittura è una protesi, quindi un intervento un po' più importante, una protesi di femore sinistro, e l'altro è invece un'osteosintesi con chiodo lungo, nonostante il mese di diciamo fermo e quindi di allettamento, è stato eseguito in maniera brillante l'intervento nelle nostre sale operatorie con l'equipe chirurgica, ci tengo a precisare, anche l'equipe formata sempre dagli ortopedici di Vallo, dal dottore Zeoli e dal dottore Sodano, che ci hanno dato disponibilità immediata per eseguire l'intervento. Stamattina, una notizia molto fresca, ci hanno trasferito da un'oretta un'altra frattura di femore appena giunta nella serata di ieri nell'ospedale di Vallo della Lucania, paziente anziana di Santa Maria di Castellabate, che abbiamo già accettato. Abbiamo anche un omero sempre trasferito dall'ospedale di Scafati domenica pomeriggio, e quindi come vedi ci apprestiamo a fare una nuova seduta operatoria per due pazienti Covid positivi che probabilmente, se non eravamo noi,
disposti, ecco, in questo momento ad accoglierli e ad operarli, non so, ahimè, forse dovevano aspettare la negativizzazione. Le nostre sale operatorie sono attivate anche per una chirurgia generale, per cui noi già sempre precedente alla pandemia si era acquistata la direzione strategica, già aveva acquistato una colonna laparotomica, per cui possiamo tranquillamente eseguire interventi di chirurgia generale in urgenza, si presuppone in generale un addome acuto, un appendicita, qualora ce ne fosse la necessità. Quindi siamo pronti per poter eseguire eventualmente qualsiasi tipo di intervento. Sicuramente l'equipe chirurgica, essendo un DEA di primo livello, Vallo Agropoli, come è successo per l'ortopedia, dove si sono resi disponibili nell'immediato i chirurghi ortopedici e gli infermieri dei sala operatoria ortopedica, lo stesso sarà fatto nell'eventualità ci fosse un'emergenza chirurgica. Quindi sì, siamo pronti eventualmente ad operare qualsiasi cosa ci possa capitare. Dottoressa, tornando invece ai pazienti operati, com'è il loro stato di salute? Perché sappiamo che poi il post operatorio, insomma, viene effettuato proprio all'interno del reparto Covid, visto che c'è una subintensiva, quindi vengono trattati ulteriormente anche dopo l'intervento chirurgico. Com'è il loro stato di salute? Allora, tre pazienti operati, tutti e tre in condizioni ottimali, sono stazionari, sono stabili, e abbiamo le consulenze del dottore Zeoli, logicamente come ortopedico di riferimento, che è presente in loco, nel senso che ci viene a visitare tranquillamente i pazienti. E condizioni ottimali, post-operatorio sta andando benissimo, hanno fatto, io parlo per la mia branca, da un punto di vista anestesiologico, tutti e tre i pazienti hanno fatto una spinale e quindi anche un tipo di anestesia che ci ha permesso che da un punto di vista generale il paziente ha potuto anche, tra virgolette, di assistere ed essere presente al tipo di intervento. Infatti ha ringraziato questo presidio, soprattutto questi pazienti che veramente da un mese erano allettati e che oggi possono, nel pomeriggio arriva anche la fisiatra con i fisioterapisti, e quindi noi dobbiamo dirlo, oltre da tempo, cioè dall'apertura, noi collaboriamo anche con la dottoressa Tuzzi, che è una fisiatra dell'ospedale di Vallo, che quindi ci segue i pazienti, e questo è fondamentale perché il posto operatorio è fondamentale per questi pazienti, perché una volta operati vanno seguiti non solo per i controlli del post operatorio ortopedici, ma è importante soprattutto per le fratture di femore, che possono essere seguite anche da un percorso fisioterapico. E quindi la nostra struttura, abbiamo questa, la dottoressa Tuzzi, che è la fisiatra di riferimento, con i fisioterapisti, e quindi possiamo continuare a seguirli, come è giusto che sia, anche nel decorso post-operatorio. Perfetto, noi la ringraziamo dottoressa per le informazioni e auguriamo insomma a tutto il suo staff medico, insomma infermieristico, gli host, insomma di continuare come state facendo, insomma nella speranza, come dicevamo nel corso dell'intervista, che questo ospedale possa essere realmente degno di questa parola, cioè ritornare magari dopo il Covid a vedere una sua funzionalità. Grazie ancora e buon lavoro a tutti voi. Grazie, buona giornata.